Ciao ragazzi! Ciao ragazze! Eccoci qua in un nuovo ciao video! Ciao bimbi e ciao bimbe! Ora si dice così. Ora si dice così. Ragazzi, siamo tutti felici perché oggi è un tempo cattivissimo. Bellissimo. Ma noi, per riprenderci dallo shock del maggio che sembra gennaio... come dire, stiamo a maggio o maggio sbagliato? Ecco, chi ci segue su Instagram già sa di questa battuta di Dario. Stiamo a maggio, ragazzi, o maggio sbagliato. Ci saranno altre battute, altre challenge sullo mio Seguiteci Dario Del Re su Instagram, a me ovviamente la mia. E inequariabile, ok, basta, ho perso capo veramente. Riprendiamoci ragazzi, siamo così entusiasti perché siamo andati a Napoli, abbiamo fatto un po' di shopping da Gucci. Siamo felicissimi appunto per riprenderci da questa cosa del tempo, questo stress di pioggia. Quindi vi consigliamo di fare tanto shopping, soprattutto sul nostro shop online. Ma da qualsiasi parte shopping. Ma soprattutto sul nostro shop online. Sì, il nostro shop online. Però davvero, allora, gli anelli, abbiamo rifornito gli anelli, guardate come sono belli, io li metto a volte al mignolo, a volte all'anulare, e anche le collane che sono le mie Carita Jewelry, moneta, il completo corno, eccolo qua, due monete, completo corno, quindi alcuni gioielli li abbiamo riforniti. Poi faccio una piccola parentesi, oh mio Dio, sono tutta, mi sembra che più che mi sono presa qualcosa, non ho preso nulla. No, volevo dire, questa piccola parentesi, guardo i gioielli Carita Jewelry, perché in tante mi chiedete che la linea Mamma Bimbo l'abbiamo rifornita e alcune cose sono riandate sold out, però stiamo rifornendo ogni giorno, quindi controllate ogni giorno sul sito, perché anche gli anelli finiscono e li riforniamo, quindi appena li trovate prendeteli, vanno e vengono perché subito finiscono. Poi essendo sono fatti a mano, sono made in Italy, e quindi non è che ci vuole un giorno per farli, quindi quando li trovate comprateli. Ok, iniziamo subito. Allora, abbiamo preso, facciamo vedere un sacco di roba da Gucci. Allora, innanzitutto, chi ne ha più ne metta, lasciate tanti like a questo video perché ce li meritiamo, soprattutto per il mio amore. Tanti like per il mio amore, che tra poco diventerà papà. È vero, amore? Io già sono mamma. Già sei mamma. Tu diventerai quando uscirai, io già lo sono. È vero, ragazzi, voi che mi capite. E lasciate tanti like, però ci dobbiamo muovere perché tra poco dobbiamo andare a mangiare gli gnocchi, perché io ho voglia di gnocchi. Vero, amore? Sì, il mio bimbo c'ha voglia di gnocchi. Sì, e anche la mamma. Allora, ragazzi, iniziamo. Ci tengo a dire un'altra cosa, amore, che questo video non è sponsorizzato da Gucci, ma abbiamo comprato con noi, con i nostri soldi. Ci vuole, ma dato che ormai siamo quasi diventati soci di Gucci con tutti i soldi che abbiamo speso, se Gucci, dopo tutti i soldi che abbiamo speso, ci vuole omaggiare qualcosa, di un omaggio, noi siamo felici. Però davvero ci piace molto. Allora, ragazzi, guardate la scatola nuova. Prima c'era la busta, non l'hai fatta vedere, la busta più grande. Mi hanno regalato una cosa, me l'hanno regalata. Alla fine. Allora, ragazzi, abbiamo comprato questo paio di scarpe. Sì, Dario è molto fiero. E con lo scatolo nuovo. Guardate com'è bella la particolarità della scatola. È vero, scatola. Amore, questa scatola non la buttare, la dobbiamo mettere nella nostra cabina armadio. Nero. Adoro. Adesso. Vediamo qua. Amore. Fai così. Ma guardate quanto è bella questa scatola, falla vedere, è veramente bella, sembra tipo un quadro, un dipinto. È estiva, perché questo è il modello perché nuovo della collezione nuova, infatti il ragazzo ce l'ha detto, che la scatola è particolare, fa vedere, sono delle scarpe! Scarpe, aspettate. Amore, ma queste scarpe tu te le meritavi? Noi siamo andati per me, ma lui ovviamente. Subito approfittato. Guardate, ci sta quel sacchetto. Dammi a vedere, lo mantengo io, amore. Sì. Passo. Scusate se siamo poco organizzati, ma. Allora, che bello! Amore, c'è un sacchetto che è bellissimo, vi devo assolutamente regalare, anzi due. Ragazzi, la particolarità di questa scarpa. Vabbè, ma la meraviglia sembra... di questi sacchetti. Scusami, amore, la particolarità di questa scarpa che particolarità di questa scarpa che sembra sporca, ma invece è fatta a mano. No, perché sembra sporca? Sì, vedi, c'è questo fatto che sembra sporca. Sono sporca, la mia cagnata. È fatta a mano e nessuna scarpa è uguale, è personalizzata. Amore, ma sicuro non è che sono già usata. E poi la particolarità pure Gucci, guardate, è sporca anche all'interno. Guardate. Amore, posso far vedere un attimo io, così tu le descrivi, vai. Allora, abbiamo un capello di Carlita. Allora, abbiamo qua il marchio, il logo Gucci. Logo Gucci, e la scarpa si presenta in un beige leggermente sporco, però è bellissima, leggermente alta. Qui
porta anche il logo Gucci, la scarpa può essere indossata o così oppure o così. Ed è una scarpa bellissima, speriamo che si vede bene. Odora ancora, sì. Poi puzzerà. Ragazzi, compratela. Speriamo che si vede bene. Amore, compratela, non ci frega. Comprate, noi l'abbiamo comprata. Però più che altro Gucci, regalaci qualcosa. Gucci, regalaci qualcosa che abbiamo pensato la scarpa. Diciamo che una cosa ci tengo a dire, che non c'entra nulla con Gucci, volevo dire. Spero che dalla luce adesso si veda, perché sì, ho messo la lampada un po' più bassa e quindi spero che riusciate a vedere i colori. Fatemelo sapere nei commenti. Ragazzi, sono due le scarpe, no? Ovviamente, meno male, amore, non è che te l'avevo data una sola. Ok, adesso vi faccio vedere le mie. Pensa che ti ho fatto vedere. Oh mio Dio, sì, l'ho fatto vedere bellissimo. Aspetta, devo vedere ancora un'altra cosa. No, la peggiore femmina. Allora, ragazze, noi eravamo andate da Gucci perché io dovevo comprare delle scarpe comode, poiché io cado sempre e quindi avevo paura di cadere con i tacchi, e quindi ho pensato che mi compro una scarpa carina, tipo una decolleté, quelle tipo che sembrano un po' delle ciabatte, però sono comode, sono carine, me le metto anche sotto le gonne e sotto i vestitini, perché coi tacchi sono pericolosa. Adesso che sono incinta, veramente credetemi, io cado sempre ed è pericoloso davvero, quindi ho detto me ne compro un paio carine. Vai amore, posso? Sì. Allora io apro, faccio vedere, qua penso siano le scarpe, no? Sì, le scarpe. Allora, queste scarpe le bramavo veramente da un sacco di tempo, sono bellissime, guardate la scatola com'è bella, adoro. Io apro. Dai amore. Apro amore. Sì. Questo è l'altro regalo per il tuo compleanno. Questo è un autoregalo? Autoregalo. È bellissima la scatola di Gucci, le conservo tutte, mi piacciono un sacco. C'è questo sacchettino tipo di seta, a me, sempre due, molto molto carino. Però a me è di seta, amore. Sì? Vabbè amore, non vuol dire che tu... C'è il marchio Gucci e le scarpe che ho preso, avevo messo anche il sondaggio su Instagram, alla fine ho preso queste qua che sono il modello nuovo, poiché le altre erano un po' troppo classiche per i miei gusti. Eccola qua la scarpa che ho preso, non è stupenda! Allora, ero indecisa fra questa e un altro paio, che però era la bianca, quella classica, e però quella là prima di tutto è bassissima, quindi è più scomoda, questa la rende un po', più, un po' più comoda, sì, questo fatto che è rialzata. Poi questo è il nuovo modello. Ciao! C'è anche Bobby. Questa è un po' più comoda, e vi dicevo, è anche il modello nuovo con logo, poi che si può anche abbinare alle cinte. Amore, sì, comunque è molto bella, io me ne sono innamorata appena l'ho visto, scusate. Grazie, mentre Dario posa le scarpe vi faccio vedere cosa c'è in quest'altra busta. C'è un'altra cosa che volevo tantissimo, una cosa mia, una cosa di Dario. Abbiamo fatto grande shopping. Grande shopping. Allora, vi faccio vedere questa scatola piccolina, cosa potrebbe essere secondo voi? Scrivetelo nei commenti adesso. Poi mi sono messa questi qua che vedete sono tipo di... con lo spruzzato il profumo sopra per scegliere la fragranza, perché non mi convincevano, alla fine non l'ho comprato, però ho comprato un'altra cosa che volevo tantissimo e adesso che sono incinta quella che ho non mi va più. E quindi ho comprato un'altra un po' più larga cinta. Questa mi piace un sacco, raga, anche su questa ero indecisa tra quella con le perline e questa. Alla fine ho preso questa perché il dettaglio che mi ha scioccato è stato questo qua, il passante che richiama, invece quell'altro era nero classico, invece sì, questo passante che richiama il logo è veramente stupendo addosso. Vedete, è bella alta, è la più alta che c'è e va benissimo anche da essere indossata sul pancione, quindi io la indosserò proprio quasi sotto al seno, sì, così non darà fastidio. E ho preso una taglia più grande ovviamente, quindi è molto larga. Quindi questa è la cinta, le piacenze. Poi ragazzi, c'è un'altra cosa che ho preso da Gucci. Guardate. Mio amore ha preso anche il profumo, ragazzi. Il profumo, a Dario è piaciuto un sacco, sì, questo profumo. E poi alla fine neanche costano tanto, i profumi, no, costano di Gucci poco, di verità. Costano poco, tipo sui 90, vedete? Comunque molto poco rispetto alle altre cose. E bello, sentite, questo qua. Odore? Avete sentito? Com'è? Non lo vuoi far vedere dentro? Qual è? Faccio. Eh beh, una bella fragranza. Sì, una fragranza tipo mandarino. Tipo mandarino, sì, è un po' di un po' agrumato era. Guardate com'è bello. Comunque com'è bello questo. Certo, vedete sotto. Ragazzi, eccolo. Ta-dam!
È bello, però devo dire la verità, questo lo devo dire, io avevo Gucci by Flora come profumo che mi piaceva molto, però secondo me, vabbè, a me di Gucci mi piacciono le borse, quella è la cosa che mi fa impazzire di più, borse e scarpe, quella è la cosa, però comunque ci sta, mio amore, sì, è piaciuto e quindi è fatta bene a comprarlo. Scusate ragazze. Quindi ragazze, speriamo che questo shopping Gucci gay, ragazze, speriamo che questo shopping vi sia piaciuto, vi mandiamo un grosso bacio. Ah, salutiamo anche il ragazzo di Gucci che ci ha servito, molto che simpatico. La ragazza sua ci segue. La fidanzata è una ragazza di colore che ci segue da Londra, se non erro. Comunque salutiamo, che non sappiamo il nome, quando vedrai il video abbiamo salutato. Li salutiamo. E niente, il rossetto invece, se già me lo chiederete, già lo so, si chiama Secret Season e lo trovate ovviamente su caritashop.com. Questo qua invece è un body, cerco di prevedere le vostre domande, ed è un body ed è molto carino ed è di Bershka. Ok, ragazzi, tanti like, lo andiamo a mangiare. Ciao bambini, ciao bimbe, ciao. Ciao anche da qui.